delle sfide importanti, c'è la voglia di assistere a un grande spettacolo, c'è una bella atmosfera qui al campo e allora ci siamo anche noi, Pierluigi Pardo e Stefano Nava. L'Inter riparte dopo una stagione interlocutoria con l'obiettivo di riportarsi nell'elite del calcio italiano ed europeo. Sarà un'impresa facile, Pierluigi, il presidente l'ha già detto, ma il progetto sembra andare nella giusta direzione. Prestazioni eccellenti davvero nelle ultime partite, la sua presenza in campo dà fiducia e stimolo ai compagni. Partita che comincia con l'Inter in possesso. Palacio, occhio all'uno contro uno. Occhio alla botta, respinge il primo tiro. Intervento per liberare l'area. Palla che finisce fuori. Albertazzi. Esaurito l'effetto triplete, elaborato in lutto per la partenza di Mourinho, l'Inter ha perso un po' lo smalto, l'ispirazione dei giorni migliori. Questioni anagrafiche, questioni forse anche legate proprio alla difficoltà di ripetere qualcosa di così straordinario come nel 2010. Sono d'accordo, la squadra del triplete era composta anche da diversi calciatori esperti, ma già avanti con gli anni i ricambi non sono stati all'altezza, come dimostrano gli ultimi risultati. La squadra avversaria riconquista il pallone. Da lì può andare col cross. Diego Farias, il portiere, devia involontariamente il pallone in porta. Incolpevole qui il portiere, grande scelta di tempo. E decisamente non poteva farci nulla Pierluigi. Grande traiettoria, ci ha messo molto del suo, esplosivo nello spazio. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Magnifica lettura difensiva. Medel. De Sena. Farias. Cossu. Attenzione, ecco il gol. La personalità, la freddezza sotto porta del capitano. Una gran bella soddisfazione personale per lui. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Guarino. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. C'è la prateria per andare. Attenzione, la palla è lì. Il riflesso controlla il pallone con sicurezza. Cossu,
ha un'autostrada, è solo, può andare in porta. Attenzione al tiro, pallone che esce, è stata una buona opportunità. Attenzione al movimento dei compagni. Comodamente recupera il pallone. Recupera palla grazie a un buon tackle. Prova il cross. Si tuffa e prende il pallone. Grande pressione su di lui. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Caprari. Intervento efficace. Santon. È in posizione da cross. Non gli riesce il numero. Poco spazio, palla in out. Prova la botta, grande risposta. Palla che finisce in angolo. Kossu. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Ha metri a disposizione. Occhio al tiro e la palla rimbalza sul corpo del portiere. Finisce in rete, davvero non fortunato qui. Soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. De Sena. Arbitro che dice che può bastare. Primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Fin qui è stata decisamente una partita a senso unico. Partita finora a senso unico. Vediamo se il secondo tempo cambierà il canovaccio della gara. Attiglia bene il pallone. Che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. Farias. Kossu. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Prova ad andare. È un tiro da cancellare che non cambia la sostanza del match. Caprari. Palla che finisce fuori. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Palacio. Può metterla in area. Attenzione, signor Buffoli. Il suo protocollo è stato
De Sena, Caprari. A giudicare dalle smorfie potrebbe essere un problema muscolare, speriamo ovviamente non troppo serio. Shaqiri, Palacio, c'è il movimento senza palla, potrebbe andare al cross, c'è pressione su di lui. E il pallone se ne va via. Farias. D'Ambrosio. Occasione per l'Inter. Entra in modo perfetto. De Sena. Su. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Cerca la rete. Ed è gol! Rete! Bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Vidic. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Si continua. C'è il vantaggio. Guarin. Shaqiri. Palacio. Riesce a rimanere in piedi. Caprari. Sembra un po' in difficoltà qui. Vidic. Ci pensa lui. Eccolo il fischio dell'altro.